L'idemocrasi è matematica. Cosa c'entra l'idemocrasi con la matematica? Cosa c'entra la democrazia con la matematica? C'entra assolutamente tutto. Nel senso che la democrazia si basa sulla matematica, si basa su un campo della matematica che si chiama voting theory. Queste sono tutte le cose di cui parleremo in questo talk. Parleremo di vari principi di base, alcuni ne ha già parlato Alberto, parleremo di vari strumenti che vengono utilizzati per superare, per costruire degli strumenti, dei sistemi su internet che seguono questi principi. Parleremo di alcuni di questi sistemi che sono già in rete e che potete già utilizzare. Liquid Feedback ne avete sicuramente sentito parlare. Ma probabilmente pochi di voi sanno come funziona, per cui vedremo anche un po' come funziona questo. Parleremo in generale della differenza tra democrazia aperta e democrazia chiusa e soprattutto parleremo dei problemi, cioè parleremo di cosa sono tutte quelle cose che fanno sì che questi sistemi non sono così banali come ci viene da pensare. La matematica nella democrazia c'entra attraverso una cosa che si chiama voting theory. La voting theory è cominciata ufficialmente attorno alla Rivoluzione Francese, quindi stiamo parlando del 1789, anche se c'erano dei primi esperimenti e delle prime cose addirittura ai tempi dei Romani. Ed è la base di varie forme di democrazia che troviamo in giro, a quella che diremmo una relazione complicata, invece la democrazia partecipativa e la democrazia elettronica. E vedremo come, perché rispetto a queste due cose è uno strumento tra i tanti, rispetto a queste altre forme di democrazia è la base. Viceversa, se voi, non so quanti di voi qui hanno una laurea in psicologia o sociologia, esiste un esame in psicologia che si chiama, mi hanno detto, teoria e tecnica dei questionari. Cioè, quando io faccio un questionario statistico e presento delle domande, come faccio a far sì che il risultato non dipenda da come io presento queste domande? Per esempio, se lo sto facendo al telefono, sono tutte cose che mi hanno spiegato, io non le sapevo fino a pochi giorni fa. Se sto facendo un questionario al telefono e l'utente deve scegliere una tra un certo numero di opzioni, se ci sono più di tre o quattro opzioni, la persona finirà per scegliere o la prima o una delle ultime tre, perché le altre se le dimentica. Ecco, questa è una parte di scienza che è alla base della democrazia moderna. Non c'è una cosa simile per la e-democracy ancora, e ci deve essere, assolutamente. Esiste poi un altro campo che si chiama Fair Division, è anche chiamato il come ti divido una torta in maniera equa, e di cui forse ne parleremo se abbiamo tempo. Adesso, credo che questo video lo conoscete, conoscete anche questa persona. Beppe Grillo, cittadino italiano. Vorrei rompere il battesimo della politica, il politico. Non si deve più chiamare politico, è un lavoratore dipendente. Siamo noi che gli diamo lo stipendio, sono lavoratori dipendenti. Co, a progetto. Non è giusto. Ci mettiamo d'accordo attraverso la rete internet. Questo era 5 anni fa, è stato l'inizio di Beppe Grillo. La promessa che lui sta facendo è possibile attraverso la rete mettersi d'accordo. Ora, è possibile? Questo è quello che cercheremo di vedere adesso. Qual è la differenza fondamentale tra democrazia partecipativa e non partecipativa? Che la democrazia non partecipativa è basata sulle domande chiuse. Cioè, tu come utente, come cittadino, ti vengono già presentate le opzioni e ti viene detto vuoi questo o non vuoi, o vuoi quest'altro, vuoi la TAV o non vuoi la TAV, vuoi... ci sono due o tre opzioni, non ce ne sono tante di più, sì o no all'aborto. Come con le domande aperte, la domanda è che cosa vuoi fare su questa cosa? Come possiamo fare la spending review? Cosa possiamo fare per migliorare questa situazione? Cosa facciamo per gli immigrati? Cosa facciamo per l'economia? Come restiamo in Europa o come usciamo dall'Europa? Sono domande aperte. Qual è la cosa fondamentale delle domande aperte? Che le risposte arrivano e arrivano in momenti diversi.
E quindi noi matematicamente ci troviamo a dover confrontare risposte che entrano nel nostro sistema in momenti differenti. Scusa, la domanda chiusa la poni solo nel caso in cui parli di un referendum o comunque di momenti di partecipazione diretta, perché in tutti gli altri casi c'è la maggioranza, non c'è neanche la domanda. Beh, quali, chi vuoi, a chi dai la fiducia alle elezioni è una domanda chiusa, ci sono quei nomi, non ci sono altri. Ancora più il programma. Esattamente. Se c'è una cosa statistica, sei d'accordo su o non sei d'accordo su, anche quella è una domanda chiusa. Sono rari, adesso stanno cominciando a uscire, sono rari fondamentalmente i quesiti statistici in cui ti dicono anche indica qualcos'altro se ti va bene. E sono praticamente inesistenti quelli in cui puoi vedere le risposte delle altre persone. È questa la cosa fondamentale. Se è importante su questo, adesso, se no un pochino dopo. Sì, no, dal punto di vista pratico, perché io lavoro in arrivo, però mi sembra un po' riduttivo anche perché poi c'è il fatto che le domande aperte tante volte se uno è contento, però poi nell'utilizzo che se ne può fare è molto più complicato. Quindi io non vedo troppo onestamente la differenza tra la democrazia partecipativa è più complicata. Andiamo, no, è più complicata assolutamente, cioè la voting theory è uno strumento di tanti, nella democrazia rappresentativa non c'è questo problema. Allora, cerchiamo di chiarire una cosa: la gente vuole partecipare di più e ci sono tanti modi con cui la gente cerca di entrare, lo fa attraverso richieste, consultazioni, spingendo i propri candidati. Ci sono consultazioni online, ci sono anche situazioni in cui i governi usano queste cose di democrazia partecipativa per cercare di avere una copertura. Prima abbiamo visto la spending review ieri, ma per esempio la Grecia, quando a un certo punto ha dovuto far passare tutta una serie di leggi impopolari, ha anche aperto un sito internet in cui le leggi venivano presentate prima che venissero votate, in modo che la gente le commentasse. Il problema qual è? Che se le persone percepiscono che questi commenti non verranno utilizzati e che quindi il governo ha di fatto già deciso, prima di tutto la gente non risponde e poi aumenta ancora di più l'incazzatura. Cioè, non solo non mi ascolti, ma mi prendi anche in giro, fondamentalmente. Ci sono casi di bilancio partecipativo, ci sono richieste di commenti su proposte. Una delle cose che sta accadendo in diversi posti è la richiesta di avere referendum propositivi senza quorum. Se tu avessi referendum propositivi in Italia senza quorum, tu di fatto daresti la possibilità alle persone di scrivere delle leggi direttamente loro, non di farle votare, di scriverle. Questo accade già in alcuni posti in Svizzera. Ora, è vero che la Svizzera ha tanti cantoni piccoli in cui si incontrano nel centro del paese e alzano la spada per votare. Però non è che questo sia ovunque, a Zurigo non alzano la spada, semplicemente ci sono dei referendum e uno dei problemi è che alcuni di questi referendum sono illegali, sono incostituzionali, sono contro delle regole internazionali e lì diventa un problema. Per cui quello che succede è che quando le persone cominciano a raccogliere voti, lì c'è il problema, quando la gente comincia a raccogliere voti su un particolare referendum, i politici velocemente fanno una legge in quella direzione, senza però arrivare fino al punto in cui il referendum sarebbe andato, con l'idea di levare abbastanza peso dalle persone che vogliono andare a quel referendum, per cui le persone che ci vanno non raggiungono il quorum e quindi abbiamo trovato una specie di compromesso tra quello che vogliono i politici e quello che vogliono i cittadini. Okay. Un'altra cosa che vedete e vedrete in giro tantissimo sono i partiti cavalli di Troia, cioè sono i partiti che hanno come scopo di mettere in Parlamento o nelle varie giunte provinciali, regionali, delle persone che sono fondamentalmente dei proxy, cioè sono delle persone che fanno il video, raccolgono le informazioni, spostano, twittano tutto questo online e poi fanno quello che la gente gli dice di fare online. Ancora, perché questo accada, deve esserci uno strumento per far sì che noi siamo in grado di prendere delle decisioni online. Cioè non ci basta avere
10, 20 o 100 commenti. Io voglio che questi 100 commenti vengano condensati e si arrivi a una posizione per cui io sono il rappresentante, allora è questo che volete, benissimo, vi rappresento e lo faccio. In Italia c'è il Partito Pirata, c'è il Movimento 5 Stelle e il Movimento 6 Stelle. Conoscete il Movimento 6 Stelle? È un gruppo di persone che è stato cacciato da Beppe Grillo. A un certo punto un po' di persone hanno protestato con Beppe Grillo perché mancava democrazia interna. Hanno fatto un incontro a Rimini. Il risultato di questo incontro è andato abbastanza bene, nel senso tanta gente ha partecipato. Ha dato fastidio a Beppe Grillo. Beppe Grillo sul suo blog ha detto: questa persona sta rompendo le scatole, sta rendendo conto e quindi lo escludiamo. Questa persona, ovviamente tanta gente che è andata lì si è incazzata. Il risultato è stato che hanno fatto un altro piccolo partito e che hanno chiamato il Movimento 6 Stelle, dove la sesta stella sarebbe la stella della coerenza. Cioè, ovviamente, nell'istante in cui noi vogliamo che tutti partecipino, a questo punto bisogna anche cercare di capire se c'è un community manager e se lo vogliamo e qual è il potere che questo community manager può avere. Perché la differenza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Pirata, intanto che il Partito Pirata un sito ce l'ha e il Movimento 5 Stelle ce l'ha ma non funziona poi così tanto. E secondo che Beppe Grillo ha un potere enorme all'interno del Movimento 5 Stelle, un potere che nel Partito Pirata nessuno ha. Lo so perché ci partecipa. Poi c'è un altro che si chiama Outdoor Democracy. Scusa? Hai fatto outing. Ho fatto outing, sì, ma poi vedremo delle slide all'interno del Partito Pirata e quindi si vedrà il mio username, quindi non è. Poi dopodiché ce n'è un altro che adesso che è internazionale, che si chiama E2 Democracy e che è un gruppo internazionale che sta cercando di fare anche loro questo sistema di proxy. Va bene, andiamo avanti. Ma che cos'è che vorremmo fondamentalmente? Vorremmo uno strumento che ci faccia raggiungere il consenso senza dei moderatori, perché se noi abbiamo dei moderatori, alla fine diventano loro a essere il centro e a guidare la conversazione in una direzione o nell'altra. Quindi è possibile costruire uno strumento che non abbia bisogno di moderatori, ma che è un moderatore che blocca le proposte che sono illegali perché sennò andiamo in prigione, quello lo possiamo anche mettere. Però che sia molto chiaro quello che fa, che lo faccia in maniera trasparente e che non si permetta di entrare dicendo porta avanti questa proposta o porta avanti quest'altra. Deve essere molto, molto chiaro su che cosa può fare e che cosa non può fare. Allora, quindi dobbiamo seguire una serie di principi. E questo è forse uno delle slide più importanti. Nel senso che questi principi non è che lavorano tutti bene insieme, spesso sono in contraddizione l'uno con l'altro, cioè da una parte noi vogliamo la trasparenza, vogliamo sapere che cosa sta succedendo, dall'altra parte vogliamo spesso l'anonimato, vogliamo essere protetti su quello che noi diciamo, perché come diceva un mio amico, se il governo, se sei in un paese dove ci stanno external rendition e il governo sa che tu sei contro la tortura, può non fare bene alla salute. Quindi ci sono situazioni in cui è meglio che quello che dici tu sia protetto in qualche modo. Poi c'è un problema di giustizia e di usabilità, cioè per esempio giustizia c'è tanto il discorso dell'uno vale uno, ma cos'è? Uno vale un che cosa? Vale un voto? Vale un blog? Vale un'opinione? Come funziona? Anche perché poi c'è un discorso di equa partecipazione, ci sono persone che sono più brave ad avere idee, persone che sono più brave a scrivere, se stiamo decidendo come gestire un aeroporto, una persona che è un pilota avrà un peso maggiore che non una persona che magari pulisce i bagni. Dipende, se poi stiamo parlando dei bagni, forse quello che pulisce i bagni ha un peso maggiore perché ne sa di più lui. Quindi a un certo punto l'uno vale uno, va anche un attimo bilanciato sul fatto di dire diamo a tutti lo stesso potere o permettiamo a ognuno di partecipare in maniera che qualunque sia la sua specialità la usiamo al meglio. E quindi appunto usare al meglio l'esperienza personale delle persone da una parte e l'equa partecipazione. Queste sono due cose su cui dobbiamo lavorare. Si è parlato, ho sentito dire che democracy is the only game in town. Ci sono anche altre cose in giro. Per esempio in Cina c'è un'enorme discussione adesso sul confucianesimo, quindi alle radici addirittura.
tanto che stanno discutendo se permettere il voto solo a persone che passano certi esami, se dare due o più voti a persone anziane, perché nel confucianesimo le persone anziane sono considerate portatrici di saggezza, o persone che hanno dato prova di compassione verso gli anziani genitori. Insomma, non essere così schematici nel costruire la democrazia. Loro tra l'altro hanno un territorio molto esteso e ci fanno gli esperimenti, cioè loro andate in Cina, cioè questo villaggio si farà con una forma di consumismo, quest'altro con una forma di comunismo, in quest'altro andiamo con confucianesimo puro, poi vado a vedere, allora 5 villaggi su 7 fatti in questo modo hanno funzionato in questo modo, quell'altro, allora forse possiamo espandere, eccetera. Quando non devi rispondere alla comunità internazionale puoi fare tante cose. Fondamentalmente quello che vorremmo cercare di fare è che la proposta migliore venga selezionata, indipendentemente da chi l'ha proposta. Cioè non ci interessa se la persona che ha proposto la cosa sia povero o ricco, abbia tantissimi amici su Facebook o nessuno, sia una persona con una cultura enorme o senza la cultura enorme. Tutto questo dovrà essere riflesso nella proposta. Una persona che conosce di più scriverà una proposta migliore e quindi la gente la voterà di più, però vota la proposta, non vota la persona. Aspetta, però, le proposte populiste? Cioè uno scrive una proposta che è populista, indipendentemente da, potrebbe essere votata da più persone perché attacca la pancia. Non è necessariamente una proposta migliore. Anche una proposta che comunque risponde ai miei interessi privati, se la scrivo bene. Certo. E però sono anonimo, quindi è difficile capire che è un... Sì. Forse c'è da definire migliore. È tra virgolette apposta perché non c'è una definizione di migliore. D'altra parte il concetto di democrazia è demoscratia. A questo punto se dipende da quello che la gente vuole. Se la gente vuole mettere un tetto massimo delle pensioni a 3.000 euro, forse questo è quello che vuole la gente. Perché non ci sono non c'è uno statuto, diciamo, non ci sono dei valori preordinati, giusto? Esattamente. Peccato, per scegliere la proposta migliore presuppone che le persone conoscano perfettamente tutto, cioè che abbiano conoscenza di... Forse. Allora, vediamo un po' di problemi. Allora, alcuni di questi problemi ne abbiamo parlato prima, altri ne parliamo adesso e altri non ne parleremo. Valutare equamente le diverse proposte. Cioè proposte che arrivano in momenti diversi, proposte che sono modifiche di proposte precedenti. Io scrivo una proposta, Alberto dice bella questa proposta ma manca qualcosa, la modifica. A questo punto come valuti una proposta successiva che è stata già parzialmente votata? Cosa succede se abbiamo troppe o troppe poche persone? Questa è tutta la parte su cui ha parlato Alberto. Se abbiamo troppe proposte, molto spesso, ogni tanto, quando siamo fortunati, accade che tanta gente partecipi. Il problema è che spesso questi siti non sono fatti per gestire così tante persone e si finisce per avere tantissime volte la stessa proposta, al che poi il governo o chi per lui deve chiamare un certo numero di ragazzi che vadano attraverso tutte queste proposte, le mettano insieme e dicano allora tot persone vogliono questo, tot persone vogliono questo, alla fine vanno a vedere quali sono le proposte diverse. Ovviamente c'è un problema di uso improprio dello strumento, cioè se c'è uno strumento aperto e io ci vado con un gruppo di 10 amici in cui ci votiamo a vicenda, molto spesso riesco a ottenere un risultato molto maggiore che non se ci vado da solo. Quindi se c'è un uso concertato, questo può portare a un risultato che non è equo, che non va bene, che non è rappresentativo di quello che vuole la società. Pietro, scusa, però la capacità di fare il gruppo organizzato non può essere considerato un indicatore di forza della proposta? Nelle domande come sì, nelle domande cosa no.
Puoi spiegare? Sì, posso però nella seconda parte, perché allora, ci sono domande diverse, con alcune domande è vero, con altre domande un pochino meno. Poi c'è un problema di contenuto delle proposte, nel senso che ci sono ovviamente proposte impopolari e legali, poi cominciano ad esserci proposte incostituzionali, come abbiamo visto ieri, o contro accordi internazionali, cioè levare completamente il nucleare in Italia, quando il nucleare in Italia è qui per accordi internazionali, non lo si può fare. Il referendum, infatti, quando lo andate a vedere, non era una cosa molto complessa, perché doveva andare attorno a questo problema, a questo limite costituzionale, oppure contro i diritti dell'uomo, eccetera. E poi l'altra cosa è come valorizzare la diversità tra le persone. Quindi stiamo vedendo che i problemi man mano crescono, cioè non sono pochini, man mano sono sempre più. E noi in questo talk parleremo soltanto su come valutare equamente proposte che arrivano in momenti diversi e come valorizzare la diversità tra le persone. Allora, per fare questo presenteremo 5, perché uno è già stato presentato, strumenti. Sono strumenti che sono già utilizzati, quasi tutti. Sono strumenti, secondo me, fondamentali e che è importante capire bene come funzionano. Cominciamo col proxy voting, perché so che è quello che vi interessa a tutti, perché è quello usato ovunque. Quanta gente qui sa che cos'è il proxy voting? Alzate le mani. Due persone. Quanta gente qui non sa che cos'è il proxy voting? Ok, una ventina di persone e un 10 persone che non sa quello che sa. Benissimo. Allora, il proxy voting si basa su un concetto molto molto semplice. Se io ho dei rappresentanti, non è così pericolosa come cosa se io posso levare la mia fiducia al rappresentante in qualsiasi momento. Quindi la prima cosa del proxy voting è: io posso dare la fiducia a una persona, ma gliela posso levare in qualunque momento. Seconda cosa, non solo io posso dare la fiducia a una persona, ma gliela do in un ambito. Cioè dico: Alberto, mi piace come tu lavori sulla e-democracy, ti do la fiducia sulla e-democracy. Qualunque discussione che riguarda la e-democracy tu puoi votare per me. Dopodiché io dico: Giovanni, tu sei bravo in economia, io ti conosco, per favore io voterò, dico al sistema, se fai votare me come vota Giovanni per quanto riguarda questo argomento. Poi dopodiché ci sono dei campi d'azione, per cui se c'è una particolare domanda di e-democracy che mi interessa particolarmente, io posso andare lì e dire: ma su questa voto io. E a questo punto quindi posso avere dei rappresentanti in tutto un campo, in una particolare area o su una particolare domanda su cui stiamo andando a lavorare. L'altra cosa importante è che nel proxy voting tu puoi passare la fiducia, cioè io mi fido di Alberto, Alberto si fida di Antonio o di David Lane, Alberto passa la sua fiducia a David Lane. A questo punto io non voto come vota Alberto, io voto come vota David Lane, un professore che entrambi conosciamo. Funziona, non funziona, quali sono le cose positive, quali sono le cose negative? Vediamo se abbiamo visto tutto. Una cosa, però, il discorso di approvare la fiducia alla persona in questo momento è incostituzionale in Italia, in pratica, cioè nella rappresentanza politica. Non è un sistema. È illegale, non lo fare. All'interno di un sito, se tu volessi applicare questo a livello parlamentare, tu dovresti cambiare la Costituzione, sicuramente, ma a livello parlamentare non c'è neanche il fatto di poter dare che un rappresentante abbia un altro rappresentante. Cioè, alla fine, a livello costituzionale, tu sei un rappresentante, vai lì e rispondi alla tua coscienza, non dovresti neanche rispondere al capo partito. Allora, punti di forza. Prima di tutto è facile da usare,
Materialmente è facile usare, non, è, non, non ci vuole tanto, è un, fondamentalmente un social network. Permette a chiunque di partecipare, perché indipendentemente da, da quanto tu te ne intendi o no, puoi trovare qualcuno nel tuo gruppo di amici che se ne intende e che la vede più o meno nel tuo, dal tuo punto di vista. A parte chi non è alfabetizzato digitalmente. Beh, chi non è alfabetizzato può dare la fiducia a te, posto che la vediate, vediate il mondo nello stesso, cioè, dallo stesso punto di vista. Adesso quello vi dà delle debolezze. C'è un livello di trasparenza ed è possibile applicare un controllo continuo, nel senso che le persone che sono i nostri rappresentanti o i nostri dipendenti, come vanno a dire, se a un certo punto si mettono a comportarsi in maniera immorale o che fanno delle cose che a noi non vanno bene, noi possiamo dire, va bene, a questo punto questo governo per quanto mi riguarda cade e cambio. E cambio. Questi sono tutti i punti di forza. Però quali sono i punti di debolezza? E sono tanti. Innanzitutto è un sistema rappresentativo per eccellenza. Cioè, se a noi non ci piaceva il sistema rappresentativo, questo è il non plus ultra del sistema rappresentativo. Tu non arrivi ad avere un Parlamento di 100 persone o 300 persone. Qui hai che anche all'interno del Parlamento si scambiano i pesi e alla fine hai una persona che ha raccolto il 60% dei consensi e è fondamentalmente un dittatore. Quindi non è questa grande idea da questo punto di vista. C'è un professore in Germania che ha una quantità di consensi molto alta e non ha nessuna carica istituzionale, però è fondamentalmente la persona col peso maggiore per decidere che cosa fa il partito pirata in Germania. Ma la leadership serve anche questo. Prego? La leadership serve anche questo. Sì, adesso ci andiamo. C'è un enorme problema, che la gente può definire un rappresentante e poi disinteressarsi. Io faccio la login per mia nonna, gli dico dammi la fiducia e io a quel punto valgo 2. Lo faccio per altri 5 amici e alla fine valgo 7. Domanda. Hai una baseline, cioè stai definendo questi pregi e difetti rispetto a un sistema di partenza, perché alcune di queste cose io le vedo valere anche nella democrazia rappresentativa come noi la conosciamo. Beh, l'idea iniziale era vogliamo costruire un sistema in cui la proposta migliore venga fuori indipendentemente da chi l'ha presentata. Nell'istante in cui tu hai delle persone che hanno un peso maggiore di altri, queste persone possono presentare la propria proposta con un peso maggiore e quindi non è detto che questa sia la proposta migliore. Ecco, allora io ti consiglio dal punto di vista comunicativo di specificare questo. Cioè, non stiamo dicendo che il fatto che uno vale 2 perché si fa dare la delega dalla nonna è un problema che ha il proxy voting e non ha la democrazia rappresentativa come voi la conoscete. Perché è chiaro che ce l'ha. Soprattutto cioè, la storia d'Italia è una storia di gente che si fa dare dalla linea da qualcuno per esercitare la preferenza. Quindi la cosa che sta facendo Pietro è ragionare libero, cioè non stiamo dicendo come modifichiamo e se andiamo a migliorare o no, stai disegnando un sistema di votazione from the ground up, supponendo che c'è un gruppo di persone che si mettono insieme e dice come prendiamo la decisione collettiva sulla tavola. Anche perché molta gente dice possiamo metterci d'accordo in rete, è possibile mettersi d'accordo in rete e farlo in maniera equa. Stiamo andando a vedere gli strumenti che la gente utilizza per mettersi d'accordo in rete. Esiste una cosa che si chiama la dittatura degli attivi, cioè se voi andate in un sito e vi piace partecipare a quel sito, è inevitabile che cominciate a essere conosciuto, è inevitabile che la gente vi dà rispetto sulle cose che dite. Alla fine esiste sempre un gruppetto di utenti che tendono a dominare la comunicazione e a dominare la discussione. Allora, noi stiamo cercando di passare da una casta a un'altra casta, o stiamo cercando di passare da una casta a un sistema in cui non ci sono caste? Come si fa a costruire un sistema dove Spariamo tutto. Qua c'è un problema logico fondamentale, che è una casta è una roba in cui tu nasci e muori. Cioè i confini della casta sono definiti dalla genetica. Gli attivi non necessariamente, però io per esempio nella mia presentazione parlavo di autoselezione, io mi autoseleziono per parlare di delle cose che a me interessa. Infatti non sono d'accordo con quella parte. Ok, allora non sappia che non siamo d'accordo. No, certo. Sulla distinzione tra
distinzione casta e attivi, è vero che ad un certo punto che non si nasce, però c'è anche una forte bad dependency nelle reti, e quindi una volta che uno nasce perché arriva prima, ci rimane. Quindi non è così diverso. Sì, sì, comunque sì, io uso la parola casta perché so che è quello che i media usano in questo momento per parlare del gruppo politico adesso che c'è, dei leader in questo momento. Se usavano la parola Pippo, usavano la parola Pippo, non è che... Pietro, ma questa cosa della dittatura degli attivi, può essere, ti faccio questa domanda, può essere applicata anche all'idea dei gruppi organizzati nel processo di decision making? Cioè, quando io ho un gruppo di 10 persone, questa cosa vale comunque, cioè non vale soltanto... Beh, certo, se il risultato di questo è che queste 10 persone decidono, avendo però alla fine un peso di 100, mm-hmm. e sono sempre questi, decisione dopo decisione, mm-hmm. a questo punto queste 10 persone sono il gruppo centrale e quindi... All'interno del gruppo, esattamente. Quindi, questa è la cosa fondamentale. Cioè, si può costruire un sistema in cui non si passa da un piccolo gruppo di persone che decide a un altro piccolo gruppo di persone che decide, che fondamentalmente è una rivoluzione, quello che le rivoluzioni hanno sempre fatto. Ogni rivoluzione cambia la leadership, ma poi alla fine la struttura politica spesso non cambia così tanto. Alla fine finisci sempre per avere alcune persone che decidono sugli altri, in un modo o nell'altro, magari attraverso con una serie di check and balance, in maniera più democratica, però c'hai sempre questa cosa. Ma si può costruire, cioè è proprio matematicamente possibile costruire un sistema in cui questo non avviene? No. Mi piace che voi abbiate la risposta, io non ce l'ho ancora. Ma anche il fatto di non voler intervenire è una scelta, cioè il fatto che ci sia un gruppo di attivi che orienti la discussione è inevitabile in qualunque processo partecipativo, cioè tu hai delle persone che sono più attive di altre e che quindi orientano la discussione, cioè io non lo vedo come una limitazione. Dice Alberto, magari io da poco ho partecipato, intervengo successivamente e mi aggiungo a questo termine, è fuorviante, comunque lo uso il tuo termine, il termine casta. Però se io non partecipo e ascolto, ti posso dire che ho fatto comunque una scelta di partecipazione, cioè di essere passivo. Ma non partecipare è una scelta, sono molto d'accordo. Ma molta gente non partecipa per vari motivi, perché è troppo timida, perché non se la sente, perché... Cioè è scelto, non se la sente. Tanta gente non sceglie di essere... C'è una differenza tra una scelta volontaria e una scelta indotta. Sì, allora, però, scusate, però lo Stato deve fornire l'opportunità, non è che lo Stato esatto, se l'opportunità è di tutti, poi tu chiedi l'opportunità, non è che posso pretendere. Sì, ma nell'istante in cui tu entri, se tu entri in un sistema in cui non c'è nulla e c'è tavola rasa, tu fondamentalmente hai la stessa probabilità come chiunque altro. Se tu entri in un sistema in cui c'è già un gruppo di persone che domina la scena, tu hai delle grosse difficoltà se vuoi far avere un'idea che sia un pochino esterna. Se noi vogliamo fare un sistema che tiri fuori l'idea migliore, e ancora non sappiamo che cosa sia migliore, però possiamo assumere che l'idea migliore ha la stessa probabilità di apparire in ogni persona. In realtà modulo l'educazione, modulo quanto hanno studiato, modulo... Però, insomma, quindi non basta avere uguale opportunità per tutti l'ingresso, secondo non me. Basta assolutamente, perché questo basterebbe se tu ogni volta all'inizio di ogni domanda cancelli tutte le relazioni e ricominci da capo. Questo è quello che stiamo pensando di fare in alcuni siti, per esempio, in cui si partecipa in maniera anonima, cioè tu hai il tuo nickname, ma quando entri per quella domanda ti viene affibbiato un nickname solo per quella domanda. Intanto in quella discussione avrai anche il tuo peso, la gente ti conoscerà, sì, la sua posizione è questa, eccetera. Alla fine, basta, è finito. Quello che hai detto, che dovevi dire, l'hai detto, si fa una nuova domanda in cui ricominci da zero. In cui sei una persona che nessuno riconosce. Però qual è il fatto? Si può fare un sistema del genere in cui tu dall'esterno però puoi dire attenzione, volpe e mandolino ero io. Quindi la persona che ha avuto quell'idea geniale in quella situazione ero io, e quindi magari questa cosa può andare bene perché può servire per trovare un lavoro, quelle cose tipo Stack Overflow, in cui alla fine il lavoro all'interno viene usato all'esterno, ma non il contrario. Certo. Okay. Però cioè, secondo me tra le debolezze, cioè la debolezza secondo me nettamente più importante è che non si sa cos'è una proposta migliore, perché
Vabbè, per la tua ricerca tu sei andato a partecipare, però cioè io con una situazione che non so proposte, perché lo Stato non stampa 2000 euro al mese per tutti? E le persone presenti, dipende anche dallo Stato sociale, tutto erano veramente tutti d'accordo. Allora io dico, poi qualcuno ha la conoscenza per cui sa anche, ma come fai a definire la proposta migliore? Cioè, c'è comunque un intervento nella partecipazione, c'è comunque la necessità di una leadership, poi può essere quella che vuoi, però... Ah sì, è lì che... Andiamo avanti. Andiamo avanti, signori. Io sto scontrandomi con una cosa che incontro sempre. L'incredulità o l'incapacità di anche... L'incredulità o anche l'incapacità di concepire un sistema che segua regole fondamentalmente diverse. Cioè il fatto che abbiamo sempre funzionato in questo modo non vuol dire che funzioni sempre così, però dobbiamo studiarlo. Magari vuol dire, magari ci sono dei teoremi in cui no, questo non lo puoi fare perché comunque accadrà che. Però è una cosa diversa. Quindi abbiamo visto i problemi e i problemi continuano a crescere su questa idea. E poi voi magari non lo vogliate, questo è... Il problema è che tanta gente vuole questo genere di sistema, stanno cercando di costruirlo, quindi è una questione... stiamo vedendo che cosa è possibile e che cosa non è possibile. Sì, esatto, questo è un consiglio metodologico per godersi questa cosa, è cercate di usare l'occasione per esplorare delle vie anche apparentemente controintuitive, cioè fidiamoci, ma non fidiamoci, vai. No? È incostituzionale, vabbè, poi te parliamo, no? Un po' il senso potrebbe essere così. Okay. Magari visto che c'è una comparazione tra vari sistemi, per quanto possibile, poi nel rispetto del pensiero di ciascuno, cerchiamo magari di arrivare alla fine delle presentazioni, così poi abbiamo un penso. No? Benissimo, l'altra cosa che è uno strumento fondamentale utilizzato nei sistemi di democracy che troverete in giro è la voting theory. Ancora quanta gente qui conosce la voting theory? Io mi ha dato delle cose da leggere, per cui se l'avete letto potete alzare la mano. So. Quattro persone e quante persone... ok, e 99 non sanno quello che sanno. Benissimo. Voi siete abituati a un tipo di votazione che è quella comune nei paesi occidentali in cui vi viene chiesto di presentare una, non so, votate un partito, votate un rappresentante, siete d'accordo o no? È sempre una situazione in cui ne votate una cosa sola, su una lista, su due. Questo non è l'unico modo di votare, si può presentare, si può fare una lista di tutte quelle che andrebbero bene, per esempio, oppure si può dire metto in ordine tutte le proposte da quella che mi piace di più a quella che mi piace di meno, e così via. Ci sono modi diversi di votare e a seconda dei modi diversi di votare ci sono modi diversi di sommare queste informazioni e raggiungere una soluzione che dice quello che la gente vuole è questo o è quell'altro. Qui ci sono alcuni tipi di votazioni, quello che voi conoscete è il plurality voting. Un sistema molto semplice da spiegare, meglio passare dalle cose semplici prima a quelle cose più complicate, è quella che si chiama approval voting, cioè voi avete una lista di opzioni e voi dite sì a tutte quelle che vi vanno bene e no a tutto il resto, è così che viene votato il segretario degli Stati Uniti, scusate, il segretario dell'ONU. Ok? La differenza, adesso poi vediamo quali sono le differenze. Condorcet e Borda Voting utilizzano un altro modo di votazione. Utilizzano una lista ordinata, cioè voi vi fate la lista di tutte le opzioni e dite che cosa preferite contro che cos'altro, che cosa preferite contro che cos'altro e così via. Esiste poi range voting che usa quella che è una lista pesata, cioè su ogni elemento voi dite da 0 a 10 quanto mi piace. Ok? Questi sono vari modi. Per cercare di chiarire, questo è preso dalla pagina di Wikipedia di Voting Theory. Queste sono le varie proprietà che hanno le forme di votazione, queste sono le varie forme di votazione.
vi rendete conto, ognuno di queste cose qua ha dietro paper di studio che va... E poi facciamo una pausa? Sì. Ognuna di queste cose qua fa, ha dietro anni di studio, di discussione, di cose, eccetera. Per esempio, una IIA, Independence from Irrelevant Alternatives. Avete 5 opzioni, tutta la gente vota, si ottiene un risultato. Entra una sesta opzione che nessuno vuole. Tutta la gente vota e si ottiene un altro risultato. Questo non è Independence of Irrelevant Alternatives. È come dire, io vado al ristorante, mi dicono, mi chiedono cosa vuole di primo, e faccio, cosa c'è? Pizza o pasta? Va bene, voglio la pizza. Ah no, c'è anche la zuppa? Ah va bene, allora mi dia la pasta. Similmente abbiamo un altro che è la monotonicità. Cioè, se io voto, si ottengono dei risultati. Se io, solo io, cambio il mio voto alzando il voto da una parte, cioè dico, va bene, questo politico in realtà mi piace di più e quindi magari non l'avevo votato, adesso lo voto, questo non può diminuire il risultato di quel politico. Cioè, se io spingo di più per un risultato, questo risultato deve essere o allo stesso livello o meglio. Qual è il problema? Il problema è che noi non vogliamo quello che si chiama il voto strategico. Cioè noi non vogliamo quella situazione in cui io devo votare il meno peggio. Per cui, per esempio, nella discussione tra Al Gore, Bush e Nader, c'erano le presentazioni di Nader pagate da Bush. Perché? Perché Bush faceva comodo che Nader prendesse voti, perché prendeva voti levandoli da Al Gore. Se invece in quella situazione avessero avuto, invece che plurality voting, approval voting, tutti quelli che votavano Nader magari votavano anche Al Gore. Per cui il risultato era che Al Gore stravinceva e tutti i voti Nader si sarebbe visto più o meno quanto arrivava. Ok? In genere la gente che sta a destra tende a preferire, se è possibile, il voto strategico, la gente che sta a sinistra tende a non preferirlo. Questo perché in molte democrazie la sinistra tende a essere più spezzettata e la destra tende a unirsi di più sotto un unico simbolo, un unico leader. Okay? Quindi questa tende a essere una battaglia che poi diventa una battaglia politica. Ma l'altra cosa importante è l'anonimità. Cioè il plurality voting è il sistema in un certo senso più anonimo che c'è, perché voi indicate soltanto una cosa ed è molto difficile per la persona che va a ricevere i voti sapere se voi avete votato o no. Viceversa, se io vado a indicare 15 persone che voto in un certo ordine, sto dando un'informazione talmente precisa che è così improbabile che ci sia qualcun altro che le ha elencate esattamente nello stesso ordine che è una firma. Quindi il mafioso che mi dice tu vuoi questo appalto, va bene, ma quando vai a votare voti in quest'ordine queste 5 cose. E tu a quel punto, se non voti così, vieni sgamato. Quindi nell'istante in cui ci spostiamo dal plurality voting, noi magari vediamo il voto strategico, però rischiamo, ci perdiamo l'anonimità. Il problema è come affrontiamo questo problema. Tenete conto che il voto strategico c'è in tutti questi, il problema è quanto c'è. Nel plurality voting c'è praticamente sempre, cioè quando voi tirate fuori un'elezione a caso e l'andate a vedere, vedete che c'è stato voto strategico, ci sono state persone che non hanno votato in un modo perché tanto sarebbe stato inutile e allora hanno votato in un altro. Viceversa, qui abbiamo delle situazioni in cui in genere non c'è. Poi dopodiché puoi andare a trovare matematicamente, andando a cercare con l'antennino, la situazione in cui ti capita. È molto diversa la situazione, è molto diversa le due cose. Ok, let's move on. Fonte di Pareto. E qua ci divertiamo. Allora, prima di andare avanti sul fronte di Pareto, noi adesso faremo un esperimento. E quindi cominceremo col decidere la domanda, poi si farà un attimo di pausa e poi dopo faremo l'esperimento.
Qui ci sono 5 domande che vi sono state poste all'inizio dei tempi, all'inizio della Summer School. Adesso chiederemo una di queste domande e cercheremo di trovare una risposta condivisa tra queste 5 domande. Allora, una di queste domande non va bene. Non va bene per questo, cioè è una domanda ottima, ha avuto come scopo, ha avuto un suo scopo, però non va bene adesso da domandare. Qual è questa domanda che dobbiamo mettere da parte? Perché bisogna scremare in certe situazioni. Io non vado avanti finché non mi piace. Vi ho già dato le informazioni a sufficienza sulle cose che vi ho detto prima. La prima? La prima. La prima. Perché la prima? Perché è un sì o un no. Perché è un sì o un no. Perché non è una domanda aperta, è una domanda chiusa. Alla fine non vogliamo votare quanta gente dice sì, quanta gente dice no. Non ha importanza. Vogliamo avere delle risposte. Quindi le domande possibili in questo caso sono quattro. Chiariamo, quella domanda è un'ottima domanda e serve a dare un attimo di spostarvi un po' da certe certezze e cercare di vedere le cose da un punto di vista un po' diverso, però in questo caso non è una domanda su cui possiamo utilizzare. Queste sono quattro domande, adesso dobbiamo votare una di queste quattro domande. Come votiamo questa domanda? Abbiamo visto i vari sistemi di voto. Adesso questo me lo dite voi. Dovete scegliere una tra quattro. Deve, alla fine dobbiamo averne una cosa tra quattro. Però approval voting. Approval voting è facile, perché basta alzare le mani, si contano le mani, la gente può alzare le mani più volte e va bene così. Quali altri sono possibili e quali non sono possibili? Borda. Borda e Condorcet sono possibili o non possibili? Possibili, per cui devo andare persona per persona a chiedere tu come le metteresti, eccetera. Possibile è possibile, ma ci perdiamo la mattinata. Plurality è possibile? È molto difficile, perché una persona può alzare la mano due volte, vai a controllare se quella persona ha alzato la mano due volte, eccetera. E il range voting? Il range voting è quello in cui la gente dà un voto da 1 a 10. Come si farebbe il range voting? No, perché è una domanda aperta. È una domanda. Sì, sì, no, ma dobbiamo scegliere tra quelle quattro, che è una domanda chiusa. Adesso stiamo scegliendo tra quelle quattro, che è una domanda chiusa. Come si potrebbe applicare il range voting per scegliere tra quelle quattro? Beh, tutti le votano tutte e poi si va a guardare quelle che sono. Quindi bisogna. Esiste un altro metodo che era quello usato a Sparta, che era fate casino. E quindi fate casino alla prima, alla seconda, alla terza, alla quarta, si vede in quale di questi c'è un livello di casino maggiore, si può anche farlo con il vediamo con l'iPad quanto casino arriva, e sulla base quindi pseudoscientifico, però ovviamente le persone che sono davanti hanno un peso di voto maggiore delle persone che stanno dietro. Quindi fondamentalmente in una situazione di questo genere approval voting è la forma migliore. Adesso quindi noi faremo approval voting e io vi consiglio di, dato che poi dovrete anche dare delle risposte, faremo una pausa e poi dovrete anche dare delle risposte, non votate per delle cose in cui non avete un'idea su che risposta puoi dare, perché sennò poi si perde. Successivamente ci divertiamo di meno, ci sono meno proposte. Quindi adesso Alberto, mi viene da raccontare. Certo. Devo scrivere? Sì. Ma possiamo anche scrivere qua. Tu conduci e te. Io scrivo. 1, 2, 3, 4. Sì, allora, quanta gente vuole che. Perfetto. Quanta gente vuole che adesso insieme rispondiamo alla domanda: che cosa può fare di meglio una società civile per esercitare un maggior controllo sulla classe politica? Alzate le mani. Dunque, io conto 2, 4, 5, 6, 12,
secondo 17 abbiamo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tu hai alzato la mano Michele, no? 15. Ok, seconda. I sindacati, i partiti, le associazioni di categoria sono organizzazioni novecentesche. Come ripensare la rappresentanza degli interessi nel 2012? Vedo delle mani molto alte, peccato che non era in voting. Certo, questo diciamo, è un caso studio della teoria dei questionari che dicevi poco fa, perché la domanda è faziosa. Allora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Giusto? Aspettate, tenete le cose alzate perché 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tu ti hai contato? No. 14. Io ho contato 14. Però c'è anche un'influenza del senso che non votiamo tutti nello stesso modo. Uno vota, lo guarda gli altri alzare la mano e magari questa cosa lo influenza. Si chiama? Questo è uno dei limiti che fanno... È uno dei limiti che fanno fare qui una cosa che se no si potrebbe fare sulla rete. Okay. Quanta gente vuole votare per come cambiare il sistema di selezione dei membri delle autority per evitare che siano nominate nomine di matrice politica? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tu hai votato solo adesso? Hai alzato. No, non ho già fatto. Ultimo. Se voi foste il governo, sì. Come si può votare per più di un argomento? Certo. Ah, ok. Global voting. Se voi foste il governo, presento un ops. Ragazzi, il concetto. Allora, ricominciamo la lezione della prima volta. Volete che rifacciamo la conta? Vai, uno secco. Allora, allora, sì o no? Quanti per sì? Quanti per rifare tutto? Alzare le mani. Sì, rifare. No, siete in sette a voler rifare, tutti gli altri non voler rifare. Ragazzi, si impara. Se voi foste il governo, come risolvereste la questione TAV? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Signori, adesso sappiamo quale sarà la domanda. A questo punto facciamo un momento di pausa, così cominciate a pensare qual è il... Sì, facciamo una cosa... No, ce l'ho tutte e quattro. Com'è che funziona questo? C'è un sito, immaginate, dove voi andate e potete presentare la vostra risposta. Questa è una domanda che è stata posta. Quindi voi avete... esiste questo sito, voi andate, potete presentare la vostra risposta o potete votare le risposte degli altri. Ok? Quindi cominceremo da qui, da vicino, e man mano andiamo in questo senso. Mi sai dire tu che cosa faresti per di me, cosa può fare di meglio la società civile per esercitare, eccetera? Ma io non voto in questa sezione. No. No, tutti stiamo tutti votando sulla stessa cosa. Come partecipano? Ma, diciamo, la prima cosa che mi viene in mente è che bisognerebbe semplicemente informarsi, occuparsi di più e commentare di più nelle reti sociali cosa fa la classe politica. Ok, commentare di più? Cioè esprimere opinioni. Informarsi e commentare di più sulla classe politica. Informarsi e commentare di più nelle reti sociali. Dobbiamo scrivere un concetto, una parola, cioè una risposta. Qualunque cosa tu consideri una risposta. Se non hai qualcosa da dire, non hai bisogno di dirla. Allora, adesso, scusate, il tuo nome è Nicolò. Assumiamo che Nicolò è d'accordo con la propria risposta.
è d'accordo con la propria risposta, quindi mettiamo una X sulla prima proposta. Metto anche sulle reti sociali. Di più sulle reti sociali, sì. Sarà da ridere se metto per tutto qua. Per me è diffondere conoscenza anche. Ok, diffondere conoscenza. Sei d'accordo con sì. sia sì, la prima sì, e sì. sia ovviamente la seconda perché l'hai messa tu. Ok. Scrivo sarà diffondere conoscenza. Promuovere monitoring. Monitoring? Sì. Benissimo. E di quelle precedenti quali sei d'accordo e quali non sei d'accordo? Su tutte. Sei d'accordo su tutto, sì. Invece che X, metti uno, perché così poi possiamo fare un programma politico. Stavo proprio per dire, usiamo i numeri. Esattamente. Posso ripetermi, no? Certo. Puoi anche modificare delle proposte che ci sono là, perché tu arrivi sul sito, trovi delle proposte, puoi dire. Ecco sì, perché sulla prima, dando per diciamo che commentare non è proprio una priorità, credo che sia più informarsi. E quindi? Quindi sono d'accordo però sul commentare. Quindi metteresti informarsi di più nelle reti sociali, tirando la parte commentare. Esatto. Benissimo. E poi d'accordo con la seconda. Ok, quindi fondamentalmente voti la tua e diciamo la prima è quella che non esiste, la seconda è informarsi e commentare, perché sennò non usiamo questi numeri qua, che così siamo. Quindi tu sei d'accordo sulla quella 3? Sì, anche sul monitor non si trova? No, benissimo. Preoccuparsi di più del versante pubblico della vita di ciascuno. E sostanzialmente questo si declina in tutto quello che hanno detto loro precedentemente, per cui sono d'accordo. Quindi voti uno al tuo e a tutti quelli precedenti? Sì. Benissimo. Alberto, vuoi partecipare? No, perché io conosco il trucco. Conosci il trucco? È un altro trucco. Ok. Dare il numero di telefono di tutti i dirigenti. Ah, okay. E che cosa voteresti di nessun'altra? Non ne voteresti nessun'altra? Ok, perfetto. Definizione del monitoring, valutare qual è stato l'effetto delle azioni svolte dalla classe politica nella propria comunità di riferimento. Valutazione. Allora, valutazione e monitoring. Nella propria comunità. Un'altra proposta perché è separata. Valutazione molto legata alla propria comunità, giusto? Sì. Benissimo. Cos'altro voti? Aspetta. Non avevo visto, cos'altro voti? Allora, sicuramente informare, monitoring ovviamente collegato. Quindi da 2 alla 4. Scusa, informarsi o diffondere conoscenza? Perché informare, allora 2, 3, 4. Partecipare a momenti di esercizio del potere pubblico, vale a dire sui consigliari. Partecipare a esercizi di potere pubblico. Il voto da tutte tranne quella dei dirigenti. Tranne il numero di telefono. C'è già personale, mi sembra che ci sia sotto. Benissimo. Io avrei detto trasparenza, ma penso possa essere. Ok, quindi trasparenza. E poi diffondere conoscenza sicuramente. Valutazione e monitoring, e anche monitoring. La stai preoccuparti di più del versante.
La mia si ricollega un po' alle altre proposte. Diciamo, a rendere visibile e trasparente, tutte quelle che sono le proposte e le azioni dei politici. Come scelta? Come scelta di sicuro la 3, la 4. Aspetta, vai un attimo. E anche ovviamente la 10. Benissimo. La mia è già inclusa nel mondo, quindi non propongo. Ok. E voto tutte tranne i telefoni dirigenti e la preoccupazione, perché avrei messo quindi tutto tranne la preoccupazione. Ah, ok, perfetto, meno quelle due. Allora, la mia è la 8, valutazione 8, ok, e poi anche la 2, la 3, e la 10. Benissimo. Allora, io voto la diffusione della conoscenza e la valutazione del monitoraggio. Benissimo. Posso ancora aggiungere delle notizie? Certo. Imparare a leggere in particolare le informazioni, cioè l'attualità sui media. Imparare a leggere l'attualità. E voto tutte tranne anche io quella sui telefoni dirigenti della serie. Benissimo. Andiamo avanti. Allora, la mia è già compresa nelle altre, io voto la 2, la 3, poi voto la 8 e la 9. Allora, io adesso, per ragioni di tempo, mi fermerei qui perché abbiamo già abbastanza dati per far vedere le cose che devo far vedere, quindi non c'è bisogno di andare avanti fino in fondo. Ora, io ho una domanda. Chi ha fatto la proposta? Quindi si chiude il sito, chi ha votato e chi ha presentato. Abbiamo queste proposte con questo numero di voti. Ora, chi ha fatto la proposta imparare a leggere la qualità sui media? Tu. Paola, benissimo. E chi ha fatto la prima proposta? Benissimo. Voi vi sentite che le vostre due proposte sono state valutate in maniera equa? No. Ovviamente no. Nel senso che se io vado a sommare il numero di uni che ha ricevuto una proposta e l'altra, non è comparabile. Però è così che funzionano molti siti. Anzi, molti siti, quando tu entri nel sito, c'è la lista di tutte le proposte in ordine di quanti voti hanno ricevuto, quindi non solo tutte le proposte sono lì, ma tu a quel punto puoi andare a vedere queste sono le proposte che sono piaciute di più, quindi ulteriormente vai a votarle. Il risultato è che quello che hai alla fine non ha nulla a che vedere poi con un processo di decisione, hai il fatto che le prime persone che sono andate lì hanno raccolto, hanno raccolto tutti i voti fondamentalmente. Quindi la domanda è come si fa a costruire un sito dove questo non accada? Ok? Adesso, grazie tantissimo, questo poi adesso lo utilizzeremo tra poco. Andiamo avanti sulla presentazione. Vediamo che i problemi diventano sempre più grossi. Cioè, questa slide con i problemi piano piano si espande. Adesso vediamo un'altra cosa, uno strumento che utilizzeremo adesso, che è molto importante e che è basilare, e che è il fronte di Pareto. Il fronte di Pareto si basa su un concetto
il concetto di dominanza o il concetto di ordine parziale. Cioè, in alcuni casi, io posso dire, se stiamo comparando proposte, posso dire che una proposta è assolutamente meglio di un'altra. Non lo posso fare sempre, ma ogni tanto lo posso fare. Quindi io vado a definire la relazione di dominanza e poi sulla base di questo vedo che cosa accade. Adesso vedremo degli esempi e capiremo com'è questo concetto. Vi dico subito che questa cosa avrà un concetto di transitività, per cui se una proposta A ci risulta dominare una proposta B e la proposta B ci risulta dominare una proposta C, allora noi sappiamo che A dominerà anche C. Ok? Cosa serve tutto questo? Serve per scremare le proposte. Allora, questo è l'esempio classico che viene utilizzato. Dovete comprare una macchina e volete una macchina che sia economica e che vada veloce. Mettete tutte le macchine, comprate tutto macchina o quello che è, tutto moto, eccetera, e vedete tutti i vari modelli. Su ogni modello vedete il costo e quanto, a che velocità va, e li mettete su un macchina. Diciamo che una macchina ne domina un'altra se è sia più veloce che più economica. In questo caso noi abbiamo che la macchina A è dominata dalla macchina B. Questa macchina è più veloce, anzi più economica e più veloce. Lo stesso, la macchina E è dominata dalla D, che è dominata dalla C, quindi la macchina E è dominata dalla C, la F è dominata dalla C, la G che è alla stessa altezza di C, però dall'altra parte non va alla stessa velocità, quindi ovviamente è dominata. Il risultato di questo è che da tutti questi elementi a noi ce ne interessano solo tre. Cioè io invece di andare a dover studiare 20 o 50 proposte, ne devo studiare soltanto tre. Allora, come possiamo applicare questo in un sistema di democracy? Bisogna fare molto attenzione nel riuscire a valutare quali sono le dimensioni su cui andiamo a misurare questa cosa. Esempio, leggi sul divorzio, eguaglianza tra i sessi sul lavoro, tutte queste belle robe. Come applichereste il fronte di Pareto su cose di questo genere? Le due o le tre o le quattro, puoi decidere tu quante. Lo spazio è n-dimensionale, lui ha fatto due robe perché si disegna, però è n-dimensionale. Questa con la massima efficacia e la massima popolarità. La massima efficacia e la massima popolarità. Ma ci fosse il costo sociale, ce ne possono essere tante, ovviamente devono essere facilmente misurabili. Allora, però c'è questa. Una possibilità è fare il voto degli uomini separato e il voto delle donne separato. E quindi una proposta ne domina un'altra se piace sia di più agli uomini che di più alle donne, cioè sia gli uomini che le donne sono d'accordo che è migliore. Se piace di più a una parte e non all'altra, non va bene. Ok? Questa è una cosa fondamentale quando noi stiamo costruendo il consenso, cioè separare le varie parti. Come possiamo applicare questo al discorso precedente? Cioè, come applichiamo questo alla valutazione di queste proposte? Qui abbiamo avuto delle proposte che sono state presentate in tempi diversi. Hanno ricevuto più voti in meno tempo. Bravo, chi è stato? Bravissimo. Cioè, fondamentalmente una proposta ne domina un'altra se è più giovane e nonostante sia più giovane sia riuscita a ottenere più voti nella stessa quantità di tempo. Però questo esclude automaticamente prima e ultimo quello di vicino. Questo che cosa fa? Fa sì che l'ultima proposta che arriva non può mai essere dominata e la proposta con più voti in assoluto non può mai essere dominata, quindi tu avrai sempre un fronte di pareto con almeno due proposte, a meno che non hai un'ultima proposta che tutti dicono bellissima, ma questo non accade praticamente mai. Quindi adesso, numero di voti, tempo in cui è stata presentata la proposta. Adesso noi ritorniamo qua con la nostra cosa di Excel e vediamo che come sarebbero stati i risultati. Allora, vediamo man mano cosa succede quando cominciamo ad andare sui vari elementi. Cioè abbiamo 12 palline, ogni pallina è una proposta. Cominciamo all'inizio. Devo fare il sommo in tempo.
No, 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 pian piano le facciamo insieme. Prima persona ha votato una proposta e va bene. Poi arriva una seconda persona che ha votato una seconda proposta, questa adesso ha due voti e questo ha un voto. E va bene, 2 e 1. Magari cosa possiamo fare? 2 e 1, ma non li faccio in questo modo. Poi arriva la terza persona, terza proposta, e ha votato tutte quelle precedenti. Quarta persona, arriva una quarta proposta e ha votato questa e ha votato la seconda. Poi adesso un'altra proposta e tutti hanno ricevuto un voto. La persona successiva ha votato solo la propria proposta. La persona successiva ha votato le prime 3 e l'8. Allora, le prime 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la 7, l'ultima insomma. Dopodiché questa ha votato tutti meno che il dirigente. 4. Poi qui abbiamo il dirigente che non è stato votato. Questo ne ha una, attenzione, questa adesso hanno due voti. Poi questa non è stata votata e poi l'ultima è stata votata, giusto? Ok. Allora, questa proposta ha ricevuto 2 voti nella stessa unità di tempo, mentre questa ne ha ricevuto una sola. Quindi questa proposta a questo punto la possiamo mettere più in basso, cioè questa è dominata. Sappiamo che è dominata. È importante che la gente quando va a votare non vede questi dati. Noi abbiamo fatto una cosa in cui abbiamo chiesto alle persone a Trastevere di votare delle proposte e avevamo un giochino di questo genere. Sapevano che alla fine si sarebbe votato su proposta con votazione chiusa sulle proposte solo su quelle che non erano dominate. Ognuno, se si trovava dominato su qualche cosa, telefonava agli amici e diceva per favore venite qui perché c'è bisogno, se no la mia proposta non passerà. Quindi è importante che sì ci sia questo sistema, però è anche importante che va bene la trasparenza, però c'è anche un periodo in cui la gente deve essere libera di votare senza dover fare il discorso strategico, se no rientriamo nel discorso strategico precedente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fino adesso siamo? Siamo bene all'8. Ok, che hanno votato tutti meno che il numero meno quello dei dirigenti. Questo non è stato votato, questo sì, anche questo scende. Poi la persona successiva ha votato seconda, terza, questa no, questa sì, questa no e questa sì. La persona successiva ha votato seconda, terza e le ultime 2. Quindi seconda, terza e le ultime 2. Attenzione, questa c'ha un 4, anzi adesso c'ha un 5 e questa c'ha un 3. Quindi questa a questo punto domina anche questa qua. Quindi questa va giù, 1, 2, 3. Queste stanno tutte giù a pari merito e questa qua sta qua sopra. Altra votazione, le prime 4 e le... questa persona c'è una proposta, ah, più in alto, perfetto. Le prime 4 e le ultime 4, fondamentalmente state capendo com'è che funziona il meccanismo, questa sì. È una cosa fondamentale. Sì, ok. No, state capendo o no come funziona questo meccanismo? Cioè, mi sembra che meno persone abbiano votato le ultime. Ok, cosa succede? Che ogni volta tu puoi votare tutte le proposte che ci sono. Nell'istante in cui una proposta che sta qui ha più voti di una proposta precedente, questa proposta viene dominata da quella successiva. Ma io ho fatto la proposta all'inizio perché ho votato ovviamente le prime 2. Esattamente, certo, tu hai fatto la proposta. Cioè, non ho il set di proposte. No, tu non avevi il set di proposte. Il problema che noi abbiamo nella e-democracy è che è un sistema dinamico in cui la gente arriva in momenti diversi. Cioè, se voi fate un progetto europeo e dovete presentare dei progetti a un bando europeo, voi avete, entro il 31 ottobre bisogna presentare il bando.
sono tutti segreti, non potete leggere le proposte degli altri, nessuno può votare le proposte degli altri, vengono date a una commissione. Quello è un sistema equo, ma è un sistema non dinamico, in cui la gente non può leggere le proposte, non può costruire sulle proposte degli altri. Nell'istante in cui noi permettiamo alla gente di votare le proposte in momenti diversi, il risultato è che alcune proposte hanno più tempo per essere valutate che altre. Quindi noi cominciamo a vedere che questa proposta, che è la numero 8, sta avendo molti più voti di tutte queste prime tre, per esempio. Quindi alla fine, se noi dobbiamo fare, arriviamo a un certo punto, poi ci fermiamo e diciamo, va bene, abbiamo ricevuto 15 proposte, quali sono dominate e quali sono dominanti? Leviamo tutte quelle dominate e rimangono di queste 15 proposte, ne rimangono 4 o 5 dominanti. A questo punto si vota in maniera chiusa su queste 5. Cioè si fa un primo livello aperto e poi un livello di voting theory. Questo è un sistema in cui cominciamo a usare strumenti diversi. Ok? Un'altra possibilità è la valutazione multidimensionale, cioè le proposte io non le valuto soltanto sulla base di quanto sono d'accordo, ma di quanto l'ho capita, sì o no, e di quanto sono d'accordo sulla base di quanto l'ho capita. Perché è un triangolo? Perché se io non ho capito una proposta, perché magari è scritta in una lingua straniera, non posso neanche dire se sono d'accordo o non sono d'accordo. Quindi man mano che capisco di più, posso spostarmi e dichiarare che sono più o meno d'accordo. Il risultato è che noi abbiamo una serie di crocette che indicano com'è che la gente ha votato rispetto a questo, che poi ci dà una media. Ora, se noi abbiamo una situazione di questo genere, con tanta gente che ha votato qui e poche persone che hanno votato qui, questa non è una proposta da scattare, questa è una proposta da riscrivere. Certo. E chi è che la riscrive? Noi possiamo andare automaticamente, non abbiamo bisogno di un community manager, possiamo andare automaticamente ad andare a chiedere a una di queste tre persone, per favore mi riscrivi questa proposta, cercando di evitare di andare a chiedere all'autore, perché assumiamo che l'autore ha già fatto il suo meglio, quindi lui ha già provato. A questo punto, punti di forza di questo sistema è la facilità d'uso e permettere a chiunque di partecipare in maniera differenziata rispetto alle proprie capacità. Qualcuno è più bravo a tirare fuori delle idee, qualcuno a riscrivere le idee degli altri. Già qui vediamo che persone diverse, con capacità diverse, possono partecipare in maniera differente. E c'è ovviamente un discorso di anonimato. Debolezza è che è più complesso votare in questo modo, è più complesso da programmare, non è assolutamente banale e non è ancora stato sperimentato in questo. Come si mette questo insieme al fronte di Pareto? Beh, molto banalmente, una proposta ne domina un'altra se è più comprensibile e ha un sostegno maggiore. Quindi fondamentalmente si sommano le due cose e le proposte di qua dominano le proposte che stanno più in qua, evidentemente. L'anonimato è un'altra cosa molto importante. Se la gente scrive delle proposte e poi la gente vota le proposte degli altri e può sapere chi ha scritto quella proposta, in genere finisce per votare la proposta sulla base di quella persona. Noi però vogliamo anche un principio di trasparenza. Allora l'idea è, nel periodo in cui si va a votare la proposta è anonima. Quando è finita la votazione tu vai a vedere per chi hai votato e gli scopri che hai votato per il tuo peggior nemico. Normalmente è interessante in questi casi, perché un'altra cosa che è molto importante, abbiamo parlato di domande chiuse e domande aperte. Non ci sono solo domande chiuse e domande aperte, c'è anche un discorso di domande cosa e domande come. Cioè, se io ho una domanda in cui dico cosa possiamo fare per l'economia, no? Ci sono tante risposte. Cosa possiamo fare per la spending review? Cosa possiamo fare? Sono tante risposte che voglio. Se io poi voglio integrare queste risposte, ho bisogno di una domanda diversa, quindi di una domanda come, nel senso di un tipo di domanda che alla fine cerca di integrare queste cose e quindi di uno strumento diverso. Alcuni strumenti tendono soltanto a espandere, altri tendono a permettere di espandere, ma poi cercano di integrare i vari elementi. Liquid feedback è il sistema usato dal Partito Pirata. Quando entrate c'è una pagina di questo genere con le varie aree di partito. Voi potete dare, è un sistema, aspettate un attimo, ecco, è un sistema di proxy voting, cioè è un sistema in cui voi potete dare il vostro voto a qualcun altro e dire su questa area voti tu per me.
Poi all'interno di ogni area ci sono delle proposte. Per esempio questa era una particolare proposta. E voi potete dare la fiducia a qualcuno su quella particolare domanda. Ma la cosa interessante nel proxy voting è che non c'è soltanto proxy voting. Viene usato sia la voting theory che il possesso delle proposte. Cioè se alla fine si raggiunge un pari merito in cui alcune proposte sulla stessa area sono entrambi presenti, si usa la voting theory, un sistema di Condorcet, per raggiungere l'unanimità e dire va bene, abbiamo votato per questo. Però la cosa fondamentale è il concetto di possesso delle proposte, cioè se io presento una proposta, questa era una proposta che avevo presentato io per esempio, io presento una proposta, c'è una serie di persone che mi mette dei commenti e mi dice io questa proposta non la voto a meno che tu non aggiungi questa cosa. E a questo punto c'è un discorso di compromessi, cioè io te lo do, non te lo do, accetto, non accetto, ci sto, non ci sto, eccetera. Ovviamente le varie proposte tu puoi decidere quanto sei d'accordo o non sei d'accordo sui commenti degli altri e se è stata applicata, se è stata inserita o no. Cioè tu fai un commento e io vedo questo commento e dico sì, effettivamente, però secondo me già c'è. E allora vado qua e dico io sono già soddisfatto da questo punto di vista. Ok? Quindi qual è il problema di questo? Che se tu non sei d'accordo su come è gestita una proposta, tu devi ricominciare da capo, costruire una nuova proposta, avere tutta la gente che prova a votarlo. Se questa persona ha già collegato il consenso di tante persone, tu ti ritrovi a partire da zero. Ok? Quindi ha come elemento di identificare la proposta con la persona. Un altro sistema che assolutamente dovete conoscere è White House 2. White House 2 che non esiste più. White House 2 era un sito, non della Casa Bianca, di Jim Gilliam, e fondamentalmente era un sito che permetteva alle persone di rispondere alla domanda: se voi foste il presidente degli Stati Uniti, che leggi introdurreste e in che ordine? Quindi quale sarebbe la vostra agenda? Il risultato di questo è che la gente poteva non solo poteva scrivere le proprie leggi, ma poteva cercare le leggi degli altri, unirsi a queste leggi, poteva modificare le leggi degli altri, per cui, non so, Giovanni fa una legge, a me va bene, però secondo me si può fare meglio, la riscrivo, e il sito andava a chiedere a tutte le persone che avevano votato la prima legge, ti piace più la nuova versione? Perché nel caso ti sposto. Quindi era una specie di wiki con votazione. Il risultato di questo era che, e questa è la cosa fondamentale, ho parlato con Jim Gilliam a un certo punto e lui mi ha detto il numero di proposte di leggi è aumentato esponenzialmente all'inizio e poi a un certo punto ha cominciato a pianificarsi. Il risultato di che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nonostante che gli utenti continuassero a crescere, che loro avevano fatto una mappa di quello che la società civile voleva. Ok? Quindi non è un singolo poll, questo è tutto quello che la gente vuole e per ogni cosa che la gente vuole io ti vado a misurare quanti sono a favore, quanti sono contro, i commenti del perché a favore, i commenti del perché contro e quanto è alto nella cosa. Questa è una cosa importantissima e fondamentale, una cosa che non è stata ancora rifatta se non in un unico posto. La cosa positiva è che funzionava, ha creato una mappa politica del paese ed è open source. La cosa negativa è che costava, Rubio Rails costava fisicamente mantenere i server, non era equo nel modo di trattare le proposte, adesso non c'è tempo per andare a discutere sul cosa, quindi da un punto di vista matematico, strettamente matematico, era abbastanza debole. Una persona che partecipava di più aveva molto più potere. E non è stato facile da implementare, ci abbiamo provato con un collega mio amico e non ci siamo riusciti. Adesso è utilizzato dall'Islanda. Cioè in Islanda il governo ha due o tre di questi siti chiedendo alle persone che cosa vogliono e sulla base di questo decide qual è il proprio programma. Quindi quando un politico dice ci mettiamo d'accordo in rete e poi lo facciamo, questa è una cosa che potrebbe permetterglielo. L'unica cosa finale su cui vorrei dire è un sistema semplice, molto semplice. Non c'è bisogno di fare tutto questo per fare un sistema che sia equo. Basta fare un sistema in cui la gente va e presenta le proposte.
Poi quando tu hai voglia di votare una proposta, vai lì e dici ho voglia di votare una proposta e lui ti presenta una proposta. Tu vai con range voting, decidi quanto ti piace quella proposta e basta. Non puoi cercare la proposta e votare la proposta che vuoi tu, quindi non puoi chiamare i tuoi amichetti e dire per favore votate la mia proposta. Questo è un sistema molto molto semplice, l'equivalente di un poll fondamentalmente, che però è, raggiungerebbe dei risultati misurabili e matematicamente validi. Basta, e quindi... E ormai non ci sono neanche più.